Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Quest'oggi andremo a vedere una nuovissima arma esotica su Destiny, ossia il rompighiaccio, arma di cui sicuramente avrete sentito parlare. Questo perché senza ombra di dubbio è una delle migliori presenti nel gioco, tanto forte nel PvE quanto nel PvP. Ma adesso con calma andiamo ad analizzarla. Innanzitutto, il rompighiaccio è un fucile di precisione con danno elementale solare, quindi di fuoco, con un'abilità particolare, ossia quella di non poter raccogliere munizioni né da per terra quando verranno droppate dai nemici, né utilizzando le sintesi speciali, ma bensì potrà soltanto generarle automaticamente. In pratica, quando voi nascerete, l'arma sarà totalmente scarica. Ogni 5 secondi carica un colpo, avrete un colpo a disposizione fino a un massimo totale di 6 colpi nel caricatore e non potrà avere caricatori di riserva. Se doveste morire, tutti i colpi andrebbero persi. In poche parole, è un'arma che funziona a batterie, si potrebbe spiegare così. E questo soprattutto è il motivo principale per cui quest'arma è veramente ottima. Questo perché nel PvP non dovrete preoccuparvi di raccogliere le munizioni speciali, mentre nel PvE è semplicemente stra-abusata per fare tutti gli assalti difficili, tipo il Kalanotto, l'assalto eroico settimanale. Questo perché rigenera le munizioni, appunto, nel tempo, quindi non dovrete preoccuparvi di andarle a cercare. Ed inoltre è un'arma veramente ottima, questo anche grazie al suo danno elevato. Altra particolarità dell'arma è la gittata al massimo, che vi consentirà, ad esempio nel PvP, di poter fare sempre lo stesso danno da qualsiasi distanza voi colpiate il vostro bersaglio. E proprio per questi motivi vi accorgerete che questo è effettivamente il fucile di precisione migliore, almeno una spanna sopra gli altri cecchini. Oltre alle abilità prima citate, quest'arma avrà come al solito due abilità principali e due sottopotenziamenti. La prima abilità principale si chiama Seconda Chance. In poche parole, quando mancherete il bersaglio, c'è una piccola probabilità che il colpo torni al caricatore. Diciamo che come abilità su quest'arma proprio non è utilissima, questo perché ogni 5 secondi voi comunque avrete un nuovo colpo nel caricatore. Quindi, a meno che voi non vogliate utilizzare il fucile di precisione come una mitragliatrice, raramente avrete veramente bisogno di questa abilità. La seconda abilità invece è rompighiaccio. In poche parole, quando ucciderete un bersaglio con quest'arma, il bersaglio esploderà, infliggendo danni alle unità vicine. Diciamo che questa abilità è molto simile a quella per il cacciatore nella classe pistolero. E anche se il danno non sarà elevatissimo, comunque riesce a dare una mano per poter uccidere anche il secondo bersaglio senza colpirlo necessariamente in testa. Per quanto riguarda invece i due sottopotenziamenti, come al solito il primo andrà a influire su gittata, impatto e rinculo, mentre il secondo potenziamento andrà a influire sulla velocità di estrazione dell'arma, sulla velocità di mira o ulteriormente sulla precisione e la gittata dell'arma. Quelli che io ritengo essere i migliori sono nel primo caso la strozzatura che aumenta gittata e impatto e anche leggermente il rinculo, ma essendo un fucile di precisione diciamo che il rinculo è anche relativamente trascurabile. Nel secondo ramo invece mi piace utilizzare estrazione celere, che consente all'arma di essere estratta con una velocità superiore. Diciamo che tra i tre messi a disposizione lo ritengo il più utile. Come al solito poi ci sono tutti i potenziamenti che aumentano il danno dell'arma fino a un massimo di 300. I materiali invece per potenziare l'arma, oltre al solito lumen, saranno fil metallo ed energia ascendente. Conclusioni sull'arma. Il rompighiaccio senza dubbio è un'arma che tutti i guardiani devono avere nel proprio equipaggiamento. Questo perché è utilissimo nel PvE, soprattutto per completare l'assalto eroico settimanale, eventualmente i raid e il cala alla notte, vi facilita veramente tantissimo la vita. E nel PvP semplicemente perché è un fucile di precisione senza rivali, senza ombra di dubbio il migliore, già anche solo per il fatto che i colpi li ricarica da solo. Quindi ragazzi, il video volge al termine. Come al solito, spero sia stato di vostro interesse, spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivervi se non l'aveste ancora fatto. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!